Un enorme grazie a tutte quelle persone incontrate nel corso della mia vita che non mi hanno capito o che addirittura mi hanno umiliato, preso in giro e sottovalutato solamente per via delle mie passioni, delle mie aspirazioni, dell'aspetto fisico o perché non ero all'altezza dei loro elevati standard. Non ho mai pensato di essere superiore a qualcuno, ma una cosa l'ho sempre saputo: alla fine avrei vinto io. Ne ero sicuro. Che cos'è questo qui? Il tuo libro è Life in Japan. È uscito un anno fa, il 7 giugno 2022, il mio primo libro, Live in Japan, che trovate ancora da tutte le parti, su Amazon, dalle librerie, eccetera. Vogliamo far vedere qualcosa, perché questo qua, come dice, vedete? Vita, tradizione, curiosità, luoghi nascosti di un paese che non fece mai di stupire. Ci sono tante persone che mi hanno seguito in questo anno, magari che non lo sanno, quindi qui dentro c'è raccolta tutta la mia vita in questi anni, edito da Rizzoli, vedete, dedicato a tutta la mia famiglia e amici di una vita. Poi ci sono altri ringraziamenti in fondo. Vedete, introduzione, giorno dopo giorno, celebrazione, prima di tutto la casa. Vi leggerò poi un pezzo di questa parte, quelli che sono più rappresentativi. Lo vuoi sfogliare te un attimo, così almeno vediamo qualche figura. Ci sono anche le foto nostre del matrimonio. Eccola qua, per esempio, la foto del matrimonio a proposito di noi, in cui scriviamo, insomma, c'è parte della nostra storia. Guardate, questo è il nome Miwa, il perché si chiama Miwa, bellezza, Italia, Giappone. Quindi tutti quelli che scrivono che si dice Miwa, no, è Mi-i-wa con una I, non è Miwa, lanciami componenti di Jigoro Bo, per quanto uno con le mie passioni potrebbe pensare a questo. Questa è un'altra foto del matrimonio. Questa qui è la foto dell'Obon, che è la festa dei morti. Questo è il suo fratello, che è finito anche con un'altra foto, mi pare, che è quella della semina del riso. Ah, È andato bene. Ah, questa era la tua mamma, eccola qua. Questa è la tua mamma vestita da mondina, quello che in Italia si chiamano mondine, sono quelle che piantano il riso. Questa è proprio la semina del riso qualche anno fa. Quello che vi voglio adesso far capire, qui ancora questo era suo fratello. l'accordo, Eh? No, 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 era la semina, me lo seminato. ricordo bene. Sì. Adesso vi leggo un estratto. Subisce ovviamente perché si parla anche di mangiare, proprio per farvi rendere conto di com'è questo libro, di quello che racconto. Allora, vi voglio leggere una parte, due parti in realtà, questa qui della prefazione, in cui, vabbè, sono nato e cresciuto in un paese, vabbè, che si chiama Castiglione Fibocchi, che quando ero piccolo, diciamo su 4-5 anni, durante l'estate andavo spesso con i miei genitori da un amico del mio babbo che aveva qua una seconda casa nel paese dove ero. Suo figlio più grande di me aveva lasciato là tutti i suoi giocattoli con cui mi intrattenevo io in quei caldi pomeriggi. Uno in particolare mi conquistò fin da subito, un Golden di plastica alto circa una settantina di centimetri. Mi piaceva un sacco, ci giocavo sempre. Allora non potevo sapere fino a che punto quel robot avrebbe influenzato la mia vita. Grazie a Goldrick mi sono appassionato al Giappone, prima con i suoi cartoni animati, in seguito con i suoi giocattoli, manga e videogiochi, poi ancora con i grandi scrittori e viaggiatori che hanno raccontato l'Asia come Tiziano Terzani, infine con la sua cultura e la sua lingua. Alla fine degli anni 90, a 18 anni, smaniavo dall'idea di andare a vedere con i miei occhi quel paese che desideravo ormai da così tanto tempo. Un'agenzia turistica a cui mi rivolsi mi fece un preventivo che smorzò tutti i miei entusiasmi, 14 milioni di lire solo per il viaggio. Continuai a sognare il Giappone a distanza fino al 2007, anno in cui finalmente riuscii davvero a organizzare un viaggio. Partito insieme a un gruppetto di amici di Arezzo, non vi dico che casino che si faceva tutti insieme. Due di noi erano alla terza, quarta esperienza in Giappone e ricordo che di quella cosa non riuscivo a farmene una ragione. Ciao Stefano e ciao Maurizio, erano loro. Tornare così spesso in un'unica meta quando là fuori c'è un mondo intero da scoprire, com'era possibile? Continuavo a dire, ok, sarà senz'altro un posto bellissimo, anch'io voglio andarci da sempre, ma come mai siete rimasti così folgorati? Appena ho messo piede in Giappone ho capito. In quel primo viaggio mi sono fermato solo per 15 giorni, ma il Giappone mi è entrato dentro. Agli occhi di un turista, o meglio di un appassionato, ha un fascino magnetico. Guardarmi intorno e vedere ovunque pulizia, sicurezza sociale, treni in orario, le insegne luminose, i negozi di mille piani dedicati a manga, anime, il cibo, dico la verità, mi sembrava tutto bello, bello e basta, senza risvolti negativi. Dopo quel primo viaggio sono rientrato in Italia, ho finito gli studi, mi sono laureato e ho iniziato a lavorare. Ma per me era come se dal Giappone non me ne fossi mai andato. Continuavo a pensarci, a sognarlo, volerci tornare e l'ho fatto più volte, fino a che dopo circa 4 anni mi sono trasferito stabilmente. E a quel punto ho iniziato a capire che anche il Giappone ha dei lati non proprio piacevoli, la polvere nascosta sotto i tappeti. E infatti gli anni che sono seguiti non sono sempre stati facili. A volte sono stato proprio male e stare male in Giappone è orrendo perché ti rendi conto di essere solo. I rapporti d'amicizia sono molto diversi da quelli a cui siamo abituati, forse perché rimanere vicini in un vortice come Tokyo è un'impresa. Per cui sì, ci sono stati momenti in cui mi sono sentito male solo, per di più a 10.000 km dalla mia famiglia, dalla mia casa e dalle mie origini. Il punto però è che senza nulla togliere
all'Italia, che è sempre nel mio cuore, io con il Giappone vivo una sorta di innamoramento che va avanti da anni, non c'è da affievolirsi. È un rapporto che ricorda un po' certe cotte adolescenziali, pieni di contrasti, senza mezza misura, tutto amore e odio, ma alla fine è l'amore a vincere perché è molto più forte. E poi io al Giappone non posso che essere grato, perché qua ho trovato la mia strada. Ho fatto fatica, ma sono riuscito a costruire qualcosa. Ho trasformato la mia passione in un lavoro che mi piace moltissimo. Soprattutto ho incontrato una donna splendida che sta facendo le riprese, Yuri, che è diventata la mia compagna di vita. Insieme abbiamo avuto una figlia bellissima, Miwa, che ha fatto impazzire di gioia noi e le nostre famiglie in Giappone e in Italia. Non credo che avrei potuto chiedere di meglio. Se mi guardo indietro, mi rendo conto che tutto quello che ho fatto è stato proprio un bel viaggio, un viaggio che ancora continua. E qui c'è il plot twist. Connecting the dots, diceva Steve Jobs nel famoso discorso che tenne a Stanford nel 2005. Spesso mi ritrovo a pensare quanto di quello che mi è capitato nella vita, nel bene e nel male, sia in qualche modo legato a quel Goldrick trovato per caso tanti anni fa. A quante delle mie scelte giuste o sbagliate derivino da un robot di plastica che da piccolo mi piaceva così tanto. Volete sapere una cosa divertente a proposito di nere i puntini? Per l'appunto, dicevo, Connecting the Dots. Il cartone animato, o meglio l'anime, come si dice da queste come si dice qua, di Goldrick, è stato trasmesso per la prima volta il 5 ottobre del 1975. Esattamente 40 anni dopo, il 5 ottobre 2015, è nata Miwa. Un evento fortuito, certo, un semplice caso, ma spero che mi capirete se io, invece di una coincidenza, vedo molto di più. In questo libro ho raccolto e selezionato tutto quello che in anni di lavoro, tra dondache.it, il canale YouTube, Tommaso in Giappone, vari social, accompagnamento di gruppo e scoperto del Giappone. Non è una guida turistica, anche se le indicazioni per pianificare un viaggio non mancano, ma soprattutto il racconto di un paese che ha davvero tantissimo da offrire e che non smette mai di stupire. Spero che quello che ho scritto vi piaccia e che magari, perché no, vi faccia venire voglia di venire di persona in quello che io vi ho raccontato. Buona lettura, o meglio, buon viaggio. E chiudo proprio questa lettura, tipo Gassman legge la Divina Commedia, più brutta, dopo che ho ringraziato i miei genitori, Yuri, eccetera, che sono tutti i miei genitori che mi hanno supportato in quello che ho voluto fare. Concludo così, perché questo qua è proprio il sassolino nella scarpa. Un enorme grazie a tutte quelle persone incontrate nel corso della mia vita che non mi hanno capito o che addirittura mi hanno umiliato, preso in giro e sottovalutato solamente per via delle mie passioni, delle mie aspirazioni, dell'aspetto fisico o perché non ero all'altezza dei loro elevati standard. Non ho mai pensato di essere superiore a qualcuno, ma una cosa l'ho sempre saputo: alla fine avrei vinto io, ne ero sicuro. Life in Japan, qui c'è raccolta tutta la mia vita, tutta la nostra vita insieme. Lo trovate, vabbè, vi metto dei link qui sotto, un link qui sotto, però lo trovate nelle librerie ancora, nonostante sia uscito l'anno scorso, è un libro che è andato bene. Cioè, e ripeto, spero che vi piaccia, perché effettivamente tutte le volte che lo rileggo dico, cavolo, non è stato facile, però è stato un bel libro. Hai. Al prossimo dal Giappone. Ciao ciao. Ciao.